Lontani dalla retorica di una celebrazione vuota, vicini all'orrore perché non si ripeta mai più. La Campania ha celebrato la giornata della memoria, il giorno istituito per ricordare l'Olocausto, la sofferenza delle vittime, il dolore incancellabile della più grande tragedia dell'umanità. A Napoli il sindaco Luigi De Magistris ha deposto una corona di alloro in ricordo di Luciana Pacifici e Sergio De Simone, due bimbi vittime napoletane del nazismo perché ebrei. A Salerno protagonisti gli studenti del liceo scientifico da Procida con l'esibizione dell'ensemble di fiati della scuola media Monterisi diretti dal maestro Giuseppe Scala. Il prefetto Salvatore Malfi ha consegnato quattro medaglie d'onore conferite dal presidente della Repubblica alla memoria di cittadini che furono deportati e internati nei lager nazisti. Studenti protagonisti anche ad Avellino. Giornata del ricordo che però non dobbiamo viverla passivamente come una cosa che si è conclusa, anzi deve essere la base per ripartire. Benevento ha ospitato il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, che ha consegnato le medaglie d'onore. La domanda che dobbiamo farci è se ognuno di noi deve sempre costruire delle celebrazioni per ricordare come bisogna comportarsi, evitare di poter ripetere drammi come questo, dramma gravissimo come questo. Io sono stato ad Auschwitz, veramente vi assicuro, vi tocca dentro. Una follia può diventare una follia collettiva. Noi non è soltanto l'eccidio degli ebrei. Ma dopo gli ebrei c'è chi è dissidente, chi è omosessuale, chi è zingaro, quindi domani può toccare a noi.